Allora, siamo i lavoratori della Alenia e della Alenia SIA. Quindi qui ci sono tre stabilimenti, Alenia Corso Marche, Alenia Caselle e Alenia SIA, che è un'azienda, era un'azienda controllata e che sta diventando una parte di Alenia, quindi sta essendo acquisita. Siamo qui per far sentire la nostra voce perché il piano industriale che l'azienda ha presentato ai sindacati a noi non sta bene, perché a fronte di una redditività bassissima tendente a zero e oggettivi problemi organizzativi e di progetti futuri che non ci sono e così via, il piano che l'azienda ha proposto parte dal fondo, cioè parte dagli esuberi. È un po' come la finanziaria di questo governo che, a fronte di un sacco di problemi economici che sono oggettivi, incomincia ad alzare le aliquote IVA. È lo stesso tipo di manovra, si fa pagare agli ultimi. Allora, noi siamo della Alenia Aeronautica, operai e impiegati di Torino e Caselle. Stabilimento aeronautico, l'azienda ha da poco dichiarato degli esuberi del personale, 1200 persone su tutto il territorio nazionale. E questo a fronte di una ristrutturazione che vuole mettere in pratica e a fronte addirittura di chiusure di alcuni siti, tra cui alcuni di siti al sud e non per ultimo Torino Corso Marche, che dovrebbe finire a Caselle, ma il problema è che anche Caselle è un'incognita, in quanto potrebbe risultare uno stabilimento quasi paragonato a un guscio vuoto. E questo perché? Perché a fronte di politiche non proprio eccezionali, chiamiamole così, rischiamo di non avere progetti per il futuro. Quindi una larga fetta di noi lavoratori, progettisti, è destinata a... Siamo venuti oggi davanti alla Regione come lavoratori della Alenia di Caselle e di Torino, la Alenia Aeronautica, più alcune aziende anche dell'indotto. Da poco a sfiorire. È stata una discussione con l'azienda su un piano di ristrutturazione che purtroppo ad oggi non dà delle garanzie di sviluppo, di prospettiva per i nostri stabilimenti, diciamo per l'aeronautica nell'area torinese. E quindi noi abbiamo chiesto con questa manifestazione, che è riuscita molto bene, alla politica, in questo caso alla Regione, di farsi un attimo anche portavoce delle nostre preoccupazioni e, in quanto è nell'ambito della politica, di fare il suo compito e svolgere il suo compito, perché anche questa presenza, una delle poche ancora nel settore industriale, venga salvaguardata e di una prossimità, oltre che ci rimane, anche per i giovani e per il futuro. Quindi questo è un po' il senso di questa nostra iniziativa. Il ventennio e trentennio precedente, perché il discorso di manifatturiera era tutto impostato qua da noi. Noi dobbiamo cercare di sviluppare, come dicevo appunto, anche nuove tecnologie e nuovi sistemi, o quantomeno mi viene anche in mente il discorso che faceva il Presidente Obama all'inizio del mandato, che penso che l'unico sviluppo a livello occidentale sia quello di puntare sull'energia alternativa, le energie eoliche, le energie verdi. Perché è l'unico momento, l'unico posto in questo momento che possiamo superare anche quello che è la crisi del petrolio, quello che si potrà nel tempo potrebbe essere la crisi del petrolio. E quindi i giovani di questa azienda possono avere un futuro in questa azienda? Possono avere un futuro se appunto si comincerà a parlare di nuove tecnologie, di nuovi sviluppi e di nuovi velivoli che possano in qualche modo poi avere questa tecnologia che si possa ripercuotere. Per quel che riguarda, io penso che in questo momento sono le uniche che possono avere possibilità di sviluppo, sono le aziende. Quando penso aziende pubbliche, perché sono gli stati che possono avere risorse per cui poter investire su questa situazione. Perché le aziende private in questo momento non li vedo in grado di sviluppo, quantomeno il loro fatturato, il loro lavoro è stato spostato tutto appunto nei paesi emergenti, e quindi qua ci è rimasto ben poco di questa situazione. Noi penso io che gli stati, l'unica risposta che possono dare possono essere gli stati, che possono dare un segnale forte, soprattutto all'occupazione giovanile.
e soprattutto con delle leggi, perché noi dobbiamo cercare di uscire anche dal discorso di precariato che ormai da circa 30 anni che è stato inoltrato questa storia di flessibilità di lavoro precario, che comunque ha fermato anche lo sviluppo di una società avanzata. E noi pensiamo che il lavoro precario non possa più essere un qualcosa che possa dare sicurezza ai giovani e che possa in qualche modo poter sviluppare un paese. Insomma, noi possiamo